Come sappiamo, da qualche giorno l'ospedale San Donato di Arezzo è diventato un ospedale specifico per i casi di Covid-19. Tutte le attività di chirurgia generale, specialistica, programmata e in urgenza sono già state spostate al Centro Chirurgico Toscano. In queste ore si è concretizzato un altro atteso trasferimento: l'attività oncologica sarà spostata nella palazzina del Calcit. Nell'ambito della separazione dei percorsi tra pazienti Covid e pazienti non Covid e quindi all'interno di quest'ultima famiglia i pazienti oncologici, abbiamo pensato d'intesa con il Calcit di far ospitare e separare le linee, e quindi i pazienti in hospice sono stati trasferiti in una struttura diversa e l'ospedale oncologico viene trasferito in questo momento in fase di trasferimento presso la palazzina del Calcit. Insomma, tutto il percorso oncologico viene protetto sempre di più da questa infezione. Sappiamo che sono pazienti fragili ed è proprio per questo che in sinergia col Calcit abbiamo definito un piano d'attacco. Prima di tutto bisogna dire che era inevitabile e anche giusta per i pazienti separarli. Questa ovviamente è una decisione della direzione aziendale con la quale ci siamo anche sempre stati in contatto. E oggi c'è questo trasferimento dell'oncologia medica appunto nella palazzina Calcit e di conseguenza il trasferimento dell'ospice a Pescaiola. Perciò mi sembra che sia una buona decisione anche vista appunto l'emergenza. I pazienti che finora erano ospitati all'ospice saranno invece trasferiti nei locali della cooperativa Coinè. Come responsabile dell'unità funzionale cure palliative do la risposta ai pazienti oncologici ma anche ai non oncologici, quindi quando è il caso di passare ad un'assistenza non più attiva, a una cura non più attiva ma nel campo della medicina e dell'assistenza palliativa, diamo le indicazioni quelle di sempre, quindi il medico di famiglia che attiva la parte domiciliare o la parte residenziale. In questo caso per la parte residenziale c'è solo un cambiamento di luogo, invece che alla palazzina dietro le mie spalle l'hospice è collocato presso l'RSA di Pescaiola. Quella è una struttura molto accogliente, con delle camere veramente d'albergo 4 stelle, e siamo un po' allo stretto con gli spazi perché dentro non c'è solo la parte residenziale, cioè l'hospice, ma c'è anche la parte domiciliare, cioè lo scudo, quindi siamo un po' stretti, ma ce la facciamo.